Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, visto il discreto successo che ha avuto il primo video di questa categoria, siamo a riproporvi dei trucchi per iPhone, in particolare 5 ne andremo a vedere. Vediamo un attimino di cosa si tratta e fateci sempre sapere qui sotto, come l'altra volta, siete stati molto reattivi e partecipi. E fateci sapere se vi sono serviti e se magari ne conoscete altri che potremo andare a implementare in futuri video. A questo punto passiamo direttamente ai fatti e andiamo a vederli. Partiamo con il primo trucco per iPhone. Precedentemente ho scattato una foto a una pianta che ho qui in casa, quindi vi basterà cliccare poi sulla I in basso. Vi compare qui cerca info, ci cliccate sopra e vi darà i risultati possibili per quanto riguarda la pianta. Stessa cosa, potete utilizzare la stessa tecnica con gli animali. Per questo trucco aprite la fotocamera, andate a selezionare un testo in inglese e poi cliccate qui in basso a destra. Verrà selezionato il testo, fate seleziona tutto, dopodiché ci cliccate sopra, andate avanti con la freccettina e fate traduci. Qui sotto vi comparirà la traduzione del testo. Questa funzione è utile quando, se per caso state facendo la pulizia della vostra galleria e selezionando le foto dite elimina, in questo momento magari vi accorgete che avete eliminato una foto che non era da eliminare, vi basterà shakerare l'iPhone, dare annulla elimina sì e le foto torneranno nella vostra galleria. Questa funzione è utile per selezionare molte più cose magari durante la ricerca. Come vedete compare il più sull'immagine selezionata, vi basterà tappare su altre, le avrete tutte quante insieme e a questo punto potrete uscire da qui, andare magari nella galleria e rilasciarle e verranno copiate direttamente. Eccoli qua ragazzi, quindi pensiamo che siano tutti trucchetti e scamotage interessanti e utili soprattutto. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao.